Ciao a tutti e bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di make-up. In realtà era da un po' che volevo iniziare questa sorta di rubrica, che aiutatemi anche voi nei commenti a decidere un nome, come chiamarla, non lo so, probabilmente una sorta di make-up battle, prodotto A versus prodotto B, quindi staremo a vedere, vediamo cosa esce fuori nei commenti e poi magari decidiamo. Intanto inizio idratando le labbra. Perché oggi parliamo di correttori. Se mi seguite da anni lo sapete che è sempre stato il prodotto make-up che io ho acquistato di più, che ho provato di più marchi, più colorazioni, quindi non potevo farmi scappare questa occasione. E infatti oggi parliamo del correttore Born This Way di Too Faced. Questo in realtà è uscito già da un bel po', io ancora non l'avevo mai provato. Lo so, ed è appunto il Multi-Use Sculpting Concealer. Ho acquistato la tonalità Almond che sembrerebbe essere adatta, forse un pelino scuretta, però andiamo a vedere. Diciamo che mi sono regolata con le foto swatch che ho visto su internet, i video dove lo provavano, quindi più o meno così. E il nuovo correttore, questo qua è uscito da veramente poco poco, di Anastasia Beverly Hills, che è il Magic Touch Concealer. Questo qui l'ho preso nella tonalità 5 e infatti è scura. Già ve lo dico perché li ho swatchati prima quando mi sono arrivati, però cercheremo di provarlo. Ho acquistato tutto su Kelt Beauty, perché almeno erano disponibili entrambi. Questo qui, il Magic Touch di Anastasia, 12 ml, 31,25 euro. Questo qui di Too Faced ce n'è di più perché sono 15 ml, ma il prezzo è anche di meno, 27 euro. Quindi staremo a vedere quale sarà il migliore. Io ho già preparato la mia pelle, ho fatto la mia skincare, ho messo il mio contorno occhi. Mi raccomando, importantissimo utilizzare il contorno occhi anche prima del make-up per evitare tutte le grinzette. Se magari avete qualche rughetta vi aiuta un po' a distendere ed è molto importante idratare il contorno occhi sempre. Non c'è un'età giusta in cui si inizia la skincare, iniziate, punto. Ok? Tanto prima iniziate, meglio vi fa, male non fa mai. Detto ciò, lato destro, che per voi probabilmente è il sinistro, comunque lato destro utilizzerò quello di Too Faced, lato sinistro quello di Anastasia. Proverò a sfumarli entrambi con sia il pennello sia la spugnetta, così vediamo qual è la resa migliore e soprattutto vediamo quale dei due tiene meglio sul mio tipo di pelle. Io ho una pelle mista, non so se lo vedete, ma proprio di conformità mia ho una sorta di pieghetta qui sotto l'occhio. Quindi quello diciamo che è il problema principale che mi vanno a fare un po' tutti i correttori che uso. Staremo a vedere chi si comporterà meglio. Quindi iniziamo dal correttore di Too Faced. La confezione è bella grande per un correttore. Ve lo faccio vedere paragonato a questo qui di NYX, ad esempio. E ha lo scovolino fatto in questo modo, quindi una spugnetta. Vado ad utilizzarlo principalmente nella zona dove ho la parte scura dell'occhiaia e poi mi allungo un po' qui per coprire le zone un po' più scure. Prendo un pennellino e comincio a sfumare, vediamo. E poi con la spugnetta mi aiuto a sfumare il resto. La texture mi sembra molto morbida, non è troppo pesante e pastoso, quindi sicuramente cosa positiva. Copranza direi media. Penso lo possiate notare anche voi dalla telecamera. Io poi, ecco, non ho questo particolare problema di occhiaia scura. Più che altro è un fatto di pelle chiara, quindi mi fa vedere un po' tutte le varie imperfezioncine. Ci sta. Anche il colore in realtà pensavo fosse troppo scuro e invece mi sembra abbastanza corretto. Con il pennello si sfuma bene e finisco con la spugnettina. Quindi questo è l'effetto del Born This Way Concealer non fissato ancora. E nel mentre ci andiamo ad applicare quello di Anastasia, che ha una confezione simile a quella del Too Faced, nel senso che è fatto a boccettina, ha l'applicatore sempre in spugna, però questo qua ha la parte nera, le rifiniture oro rosa che ultimamente Anastasia sta mettendo in tutti i prodotti. Vedete anche ad esempio il pottino, quello per le sopracciglia, c'è questo artwork così, e qui appunto si vedono le varie colorazioni. Lo scovolino di Anastasia mi sembra leggermente più lungo di quello di Too Faced. Vi dico già che sicuramente la colorazione è un po' scura, però magari poi la andiamo ad aggiustare e applico il correttore
negli stessi punti dove ho applicato anche l'altro, quindi qui e qui. Vado a sfumare sempre con il pennello. Anche questo in realtà mi sembra abbia una texture molto morbida, forse leggermente più morbida dell'altro. Infatti è anche leggermente meno coprente. Non me lo aspettavo, pensavo fosse più coprente questo di Anastasia. E con la spugnetta anche qui vado a finire. Questo qui è l'effetto del correttore di Anastasia. In realtà come texture la preferisco perché rimane un pochino più luminosa rispetto all'altro di Too Faced, che in realtà si setta anche abbastanza da solo. Cioè io lo sento già come se si fosse seccato sulla pelle. Vi faccio uno zoom così riuscite anche a capire meglio. In realtà questo qua di Too Faced mi sta anche già entrando un pochino nelle pieghettine, quindi dobbiamo andarlo a fissare subito. Vedete, questa è la mia famosa pieghetta. Qui abbiamo quello di Anastasia che in realtà mi fa la stessa cosa, però segna un pochettino di meno. Fisso entrambi con la cipria di Nabla, questa qui è la close up nel colore light. Pennello anche questo di Nabla, che è il Precision Powder Brush. Come vedete fissato, in realtà l'effetto è molto molto carino, molto naturale. Questo è l'effetto dopo aver settato entrambi i correttori. Adesso faccio un velocissimo trucco occhi, così vi faccio vedere l'effetto finale e li commentiamo insieme. Penso ci metterò comunque una decina di minuti a fare il trucco occhi, quindi vediamo anche con il passare del tempo. Eccomi qua con il make up finito, ho fatto una cosa molto 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 semplice. È passato più di un quarto d'ora perché nel mentre mi sono alzata ho fatto un po' di altre cose. E questo è l'effetto dei correttori, vi ricordo qua il Too Faced e qua l'Anastasia. Allora devo dire che alla fine le tonalità sembrano anche abbastanza giuste, strano ma vero, non so come si siano poi adattate sulla pelle. Vi zoom per farvi vedere, questo qui di Anastasia mi è andato un pochino più nelle pieghettine, è leggermente più pesante sulla pelle visivamente, nonostante durante l'applicazione io abbia detto che in realtà era molto più facile da stendere, molto più luminoso. Si vede che magari è un correttore che ne va usato di meno e magari va settato proprio poco rispetto a questo che magari è un po' più versatile, lo potete utilizzare meglio anche per chi magari ha le prime armi e vuole comunque un correttore coprente. Quindi tra i due io promuovo assolutamente il Born This Way, capisco perché è così, così famoso, lo proverò meglio poi perché queste ovviamente sono tutte prime impressioni. Quindi questo è tutto per questo primo video makeup battle, fatemi sapere qua sotto quale preferite o se ne avete già provato uno dei due, quale utilizzate di più, con quale vi trovate meglio. Io per ora vi saluto, vi mando un grosso bacione, se il video vi è piaciuto mi raccomando thumbs up e iscrivetevi se ancora non lo siete e ci vediamo al prossimo video, ciao!